partito da qui, da Lodi, territorio simbolo dell'inizio della pandemia, il tour tra le province per presentare il Piano Lombardia, un piano di investimenti senza precedenti. È la cosa più bella che si può portare a casa da questi incontri, che i nostri imprenditori, i nostri cittadini, i nostri lavoratori non si fanno intimidire neanche dal Covid. Beh, è un territorio che, seppur piccolo da un punto di vista territoriale, è un territorio che ha sempre saputo fare sintesi, coniugare tutti i vari livelli istituzionali al di là delle differenze politiche e anche di quelli che sono i rappresentanti del mondo imprenditoriale del mondo sindacale. Siamo pronti anche a mettere in campo tutta una serie di opere, di investimenti a livello di attrattività per un turismo di prossimità che può essere molto importante, che sappia coniugare le nostre bellezze ambientali, i fiumi, la nostra rete di piste ciclabili, le nostre bellezze culturali, la nostra ricchezza enogastronomica e poi naturalmente una visione complessiva per capire quelli che possono essere i poli produttivi di sviluppo ragionati in maniera intelligente per il nostro territorio. Una delle eccellenze del territorio è il Parco Tecnologico Padano, specializzato nei settori dell'agroalimentare e della biotecnologia, oggi riconvertito a laboratorio che processa centinaia di tamponi ogni giorno. Quelli che vedete con le luci verdi sono i robot con cui fanno tutti i processi, quindi tutto è completamente tracciato dall'inizio alla fine del processo. I campioni entrano da una porta dedicata, che è quella gialla, quindi non c'è mai incontro con il pubblico, la parte di ingresso dei tamponi sporchi, entrano di qua e da qua esce solo materiale completamente inattivato. Parco tecnologico è una dimostrazione di quello che si può e si deve fare sul territorio ed è anche una dimostrazione di quanto abbia saputo collaborare nel momento del bisogno, mettendosi a disposizione nella processazione dei vari tamponi, e quindi è la prova che questa sia veramente un'ennesima dimostrazione di come questa sia la direzione giusta. Noi stiamo lavorando per far sì che il PTP del territorio lodigiano diventi davvero l'eccellenza, perché è una cosa unica. Noi facciamo ricerca sull'agroalimentare e anche sull'umano e con il Covid purtroppo siamo riusciti a risistemare tutti i nostri laboratori velocissimamente, siamo diventati uno dei laboratori più efficienti nella refertazione dei tamponi. Noi riusciamo a refertare tamponi dai 600 ai 900 al giorno. La ricerca sul Covid nel Lodigiano è cominciata lo scorso 21 febbraio con la prima diagnosi ufficiale di coronavirus in Italia all'ospedale di Codogno. Ero di guardia il 20 di febbraio, quel giorno al mattino mi trovo il paziente numero 1 Mattia, in distress respiratorio, febbrile, sofferente, per cui ho deciso di eseguire un attacco torace basale che ha mostrato un quadro di polmonite interstiziale bilaterale importante. Ho allertato la collega anestesista, la dottoressa Malara, che prontamente ha trasferito il paziente direttamente dalla radiologia nel suo reparto in terapia intensiva. Il coronavirus era una delle possibilità, ovviamente non la più importante, non la più scontata ovviamente, però era una tra le tante. Quando poi è arrivata la positività dal sacco alle 9 di sera è stato veramente, dal punto di vista emotivo, un impatto fortissimo, perché la consapevolezza della portata di questa diagnosi aleggiava in tutti noi fin da subito. È stata dura, ma alla fine il risultato c'è stato, per fortuna. Siamo qua a lavorare, abbiamo fatto il nostro lavoro, la vicenda si è conclusa bene perché comunque Mattia è tornato a casa, è diventato papà. Io sto molto meglio, non sto come prima, però diciamo posso fare tutto e quindi mi sento felice. Compito non facile è quello della ripartenza anche dal punto di vista sanitario di questa città così colpita dalla pandemia. Esattamente così, sono arrivato il 18 giugno, ho trovato un ambiente assolutamente positivo, motivato, di persone che dopo una lotta estenuante sulla pandemia aveva grandissima voglia di ricominciare a curare i propri cittadini. Questa ripartenza si è già avviata
con un recupero importante delle prestazioni ambulatoriali e la riprogrammazione di quasi tutto ciò che era rimasto indietro durante il periodo di lockdown. Il Lodigiano, con le sue 16.000 imprese dove lavorano 35.000 addetti, è in attesa delle ricadute positive che le politiche di sviluppo messe in campo promettono di attivare. La Zucchetti è un'azienda di software molto innovativa, continuiamo a innovare e a realizzare ogni anno nuove soluzioni. Per far questo abbiamo bisogno sempre di inserire nuove professionalità. In particolare puntiamo molto sui giovani perché l'innovazione e anche la creatività viene portata anche dai giovani. Mancano 60.000 informatici in Italia, quindi il nostro auspicio è che anche le istituzioni puntino a aumentare gli iscritti alle facoltà di informatica, ma anche agli istituti tecnici superiori con specializzazione in informatica, perché tutte le persone che escono da questi percorsi trovano lavoro. E nel momento abbiamo più di 100 posizioni aperte in Lombardia e altre 50 al di fuori della Lombardia. Su quali progetti state puntando? Il progetto su cui stiamo puntando ultimamente in particolare è nato a seguito dell'emergenza sanitaria. Durante l'emergenza sanitaria abbiamo donato a tutti gli ospedali che ce l'hanno chiesto un progetto per seguire i malati di Covid a distanza. È facile amministrare la Lombardia perché ci sono i lombardi che non vedono i problemi come qualcosa di insuperabile, ma come un modo per ripartire alla grande.